Nel terremoto di Capodanno, perché le strumentazioni hanno rilevato uno tsunami di 1,2 metri, ma i danni sono stati così imponenti? Nel villaggio di Noto, 22.000 abitanti, la distruzione è evidente. Vediamo qui ad esempio una casa trascinata in mare dalla potenza dell'onda. Questo signore sta spiegando come ha salvato per miracolo il nipotino inghiottito dall'onda, arrivata solo 20 minuti dopo la scossa. Tant'è che dice Kyushu Isho, un'espressione che la lettera significa che le probabilità di sopravvivere erano il 10%. Poi mostra il livello toccato dall'acqua e vediamo i segni sulla casa a più di 2 metri dall'altezza del terreno. Visto che l'altitudine del villaggio è di 1,6 metri dal livello del mare, allora deduciamo che l'onda dello tsunami era sui 4 metri, ben lontano dagli 1,2 metri rilevati. Cosa è successo quindi? Per capire meglio, guardiamo il satellite. Questo è il porto di Noto prima del terremoto, mentre questo è dopo il terremoto. La costa non è più allo stesso posto. La parte colorata in rosso è il fondale che è emerso. Le apparecchiature che rilevano il livello del mare lavorano reagendo alla sua superficie. Ma dal momento in cui il fondale è emerso, questo sistema non è più affidabile. Ed è successo in molte zone a nord-ovest della penisola di Noto. Infatti, ora vediamo spiagge immense di anche 250 metri, dove invece prima c'era il mare. Come vediamo porti che ormai sono pozzanghere. Secondo i sismologi dell'Università di Tokyo, il fondale si è sollevato di 3,9 metri. Com'è possibile un cambiamento così rapido? È dovuto alla faglia, che ha fatto scorrere un lato sull'altro, portando un lato a sollevarsi, conseguenzialmente spostando la linea della costa. Il sismologo Yamaoka dell'Università di Nagoya ha spiegato che un evento così visibile ad occhio nudo e veloce ha significato uno spostamento di 1 metro al secondo. Quindi in 4-5 secondi la Terra ha assunto questa nuova posizione. Da quando si registrano i terremoti in maniera più strutturata, ovvero dal dopoguerra, è la prima volta che si rileva un evento di questo livello. Evento che è ovviamente reversibile, quindi le autorità avranno molto lavoro da fare per ripristinare vita e attività della zona, soprattutto attività legate alla navigazione e alla pesca. Inoltre, poiché lo sciame sismico continua, ma la costa è cambiata, la popolazione deve stare ancora più attenta ad eventuali altri tsunami, poiché sebbene la possibilità di avere a breve uno tsunami maggiore sono basse, i punti di riferimento sono ormai cambiati per sempre.